Continua lo spettacolo del grande calcio, qui ovviamente su EA Sports, gara che viene trasmessa in molti paesi con milioni di potenziali spettatori, e del resto è una sfida che si preannuncia infuocata di grande spettacolo, piena anche di dichiarazioni puntute della vigilia. Entrambe le squadre si sono dette certe di portarla a casa, ma alla fine avrà ragione soltanto una. Continuate a seguirci per vivere tutte le emozioni di questa sfida. Siamo a San Siro, siamo alla Scala del Calcio, uno degli impianti che hanno fatto la storia di questo sport. Pierluigi Pardo e Lele Dani pronti a raccontarvi l'emozione di questa partita. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. In campo le formazioni di Milan e Hellas Verona. Può andare in porta! 1-0! C'è il gol del vantaggio! Rivediamo il gol. Ha difeso bene la palla col fisico, ma poi l'ha scaricata bene in rete. La sintesi perfetta tra potenza e tecnica. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Faraoni. Bonazzoli può metterla da lì, rallenta l'azione, cerca il tiro, la palla non passa ma non è finita e c'è la rete, ma che gol bellissimo al volo. E ci viene riproposto il replay del gol. Difesa immobile nella circostanza, tutti fermi a guardare la palla, e così non puoi fare. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Calabria. Simon Kier. Loftus-Cheek. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Intervento fondamentale. Jordi Mbula può girarla. Libera il tiro. Ecco il gol. Ecco il gol che ci viene riproposto da un'altra angolazione. Ha scagliato il pallone in porta con una conclusione di rara potenza e bellezza, Ha segnato il Verona. Il punteggio adesso è di 2-1. Davide Faraoni. Tomori. Servito Kier. Loftus-Cheek. La gioca su Kier. Palla nuovamente tra i loro piedi. Occhio al pallone filtrante. Giro. Non concede nulla all'attaccante. È previsto un simpatico omaggio per chi si presenterà fuori dalle biglietterie con indosso la maglia della propria squadra al termine della partita. Riconquista un pallone importante. Occhio al tentativo in campo aperto. Krunic apre su Leao. Teo Hernandez. Palla persa, errore banale.
Davidovic. Viene pressato. Pulisic. Loftus-Cheek. Possesso regalato dal Milan. Jordi Mbula. C'è campo per la ripartenza. Non va la ripartenza. Buono il recupero difensivo. Faraoni. Va con il possesso palla. Attenzione, tutto solo. Buono l'intervento, ma non è finita. Ancora in possesso in attesa di compagni. Grande riflesso del portiere su questa conclusione ravvicinata. Ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva il risultato. Crossa nel mezzo. Si conclude il primo tempo qui a San Siro, squadre che tornano negli spogliatoi. Primo possesso della ripresa, Milan che deve rimontare lo svantaggio di una rete. Ecco Pulisic. Ha l'occasione per riaprire il match. Ci ha messo il corpo e allontanato. Palla rubata in una zona pericolosa. Leao. La rete del Milan, eccola la parità. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore. Si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Due, bella partita, parità assoluta. Lazovic. Ha il supporto dei compagni. Riconquistano palla. C'è spazio per la ripartenza. Si libera spazio. E c'è il gol. Attenzione, torna in vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere la rete. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Bonazzoli. Faraoni. Avanza con il pallone. Voleva crossarla per il compagno, anticipato qui. Teo Hernandez. Palla a Tomori. Tomori. Gestiscono comodamente il possesso palla nella propria metà campo. Kier.
tentativo di mettere pressione. Teo Hernandez. Rafa Leao. Apre su Leao. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Jordi Mbula. Occhio qui alla ripartenza. Ha letto molto bene questa situazione. Aspetta il momento giusto per colpire. Prova un compagno libero in area. Ferma l'attacco intercettando bene la traiettoria. Passano i minuti, ne mancano sempre meno. Tifosi di casa che vogliono questa vittoria. Hanno la vittoria in pugno, Pier, dipende tutto da loro. Se continueranno a difendere come hanno fatto finora non dovrebbero esserci problemi. L'importante è rimanere con la testa dentro la partita e poi evitare disattenzioni che potrebbero rivelarsi fatali. Stanno vincendo e provano adesso a giocare col cronometro, facendo correre a vuoto gli avversari. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Loftus Cheek. E il pallone se ne va via. Lazovic. Hanno ancora un'occasione per rimettere a posto le cose, devono sfruttare questo possesso, manca poco. Efficace la copertura della difesa che si salva. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Tre punti d'oro, Pier, e li hanno conquistati grazie a una prova gagliarda, cuore e muscoli. Il tecnico avrà sicuramente apprezzato, e anche i tifosi, che hanno accolto con un'ovazione il triplice fischio dell'arbitro. Buono quest'oggi il contributo di Leao, ma sottolineata la sua prestazione. Può essere giustamente felice per come è andata oggi. Ha messo la sua firma su questo successo con una prestazione di ottimo livello.